Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova lezione di geografia. Oggi espanderemo la visione su tutto il mondo e prossimamente poi ritornerò sulle regioni italiane e approfondendo una ad una. Oggi quindi ci focalizzeremo sui continenti. Naturalmente sarà un riassunto perché è impossibile riuscire a dire tutto quanto in una sola lezione. Iniziamo dalla parola continente, che proviene dal latino continere, che significa tenere insieme. Circa il 71% della superficie terrestre è coperto da acqua e il restante 29% della superficie è terra. Il modello di suddivisione più utilizzato in Italia è quello dei sei continenti: Europa, Asia, Africa, America, Oceania e Antartide. E ordinandoli dal più piccolo al più grande in superficie abbiamo Oceania, Europa, Antartide, Africa, America e Asia. Tutti insieme rappresentano più di 111 milioni di chilometri quadrati di terra. I sei continenti si sono formati nel corso di milioni di anni attraverso il movimento delle placche tettoniche. Dal punto di vista geologico si può dire che ci sono sette placche corrispondenti ai continenti da noi conosciuti che compongono la superficie della Terra. Iniziamo dal più grande, l'Asia. L'origine del nome Asia risale a tempi molto antichi. I greci lo usavano per riferirsi alle terre che si trovavano a est. Tra le diverse idee e teorie legate al suo nome, una di queste afferma che il nome Asia derivi dalla parola Asira Asu, che significa appunto est. L'Asia è il continente più popoloso del mondo, vi abitano circa 4 miliardi di persone, con una densità di popolazione molto varia a seconda degli ambienti. Metà della popolazione vive in villaggi agricoli o in piccoli paesi. Ma vi sono anche enormi metropoli che arrivano a comprendere 10, 20 o 30 milioni di abitanti. E, ad esempio, abbiamo Tokyo, Shanghai, Mumbai, Seoul, Manila, Karachi, Giacarta. In Asia si parlano molte lingue, le più parlate sono il cinese, l'arabo e l'hindi. L'Asia ha una grande varietà di climi. A nord il continente è unito ai ghiacci polari per molti mesi all'anno e a sud il clima è equatoriale. Tra questi due estremi troviamo climi temperati aridi, temperati umidi e tropicali. Abbiamo anche vari ambienti naturali, ci sono tundre, taighe, steppe, savane, praterie, foreste di latifoglie, foreste equatoriali. L'Asia inoltre ospita i punti più alti e più bassi della Terra rispetto al livello del mare e la sua estensione costiera è la più lunga di qualsiasi altro continente. Le montagne più alte si trovano nelle regioni centrali. La catena montuosa più importante è l'Himalaya, dove si trova l'Everest, che è la montagna più alta del mondo. In Asia si trova anche il vasto altipiano del Tibet. Abbiamo anche molti fiumi, alcuni dei quali sono molto lunghi e ricchi d'acqua, come il fiume Azzurro, il fiume Giallo, il Mekong e l'Indo. I grandi fiumi hanno formato estese pianure dove vivono molte persone e dove si coltiva la terra. Ci sono infine zone desertiche
e laghi salati come il lago d'Aral e il Mar Caspio. In Medio Oriente si estende dalle coste del Mar Mediterraneo a ovest, all'altopiano dell'Iran a est e alla penisola arabica a sud. Le catene montuose più importanti che si trovano in Iran sono i monti Elburz tra il Mar Caspio e l'altopiano iraniano e i monti Zagros tra Iraq, Iran e Golfo Persico. I fiumi più importanti sono l'Eufrate e il Tigri, che nascono in Turchia e scorrono in Siria e in Iraq. Il Medio Oriente è in complesso una regione arida. I flussi climatici del mare non raggiungono l'altopiano dell'Iran, arido e stepposo, mentre sono deserti veri e propri quello siriaco, roccioso e ghiaioso, e quello della penisola arabica, con vastissime distese di sabbia. E in queste regioni il clima è torrido. Le coste di Siria, Libano e Israele hanno un clima temperato. Queste regioni sono fertili e popolose. Sono fertili anche la regione bagnata dai fiumi Eufrate e Tigri, e più a sud, la fascia costiera dello Yemen sul Mar Rosso è caratterizzata da una notevole piovosità. Possiamo distinguere nell'Asia centrale tre zone. Abbiamo a ovest la parte montuosa del Caucaso, occupata dalla Georgia, dall'Armenia e dall'Azerbaigian. Al centro e a nord vaste steppe aride di altopiani occupate in gran parte dal territorio del Kazakistan, dall'Uzbekistan e dal Turkmenistan. A sud la zona montuosa degli stati del sud-est occupata da Afghanistan, Tagikistan e Tirghizistan. Il Mar Caspio ha un lungo sviluppo costiero ed è il lago più grande del mondo. Il lago d'Aral è stato quasi interamente prosciugato dall'uso indiscriminato delle sue acque. E un fiume particolarmente lungo è l'Ural. Ok. Passiamo adesso all'America in ordine di grandezza. Dunque, il continente americano è composto da due grandi masse continentali, l'America settentrionale e l'America meridionale. Le due Americhe sono unite da un grande istmo e sono bagnate dall'Oceano Atlantico a est e dall'Oceano Pacifico a ovest. La parte tra le due Americhe è chiamata America Centrale. Sul lato occidentale il continente americano è occupato per tutta la lunghezza da catene montuose. Da nord a sud si succedono la catena costiera, le montagne rocciose, le sierre messicane e istmiche, la cordigliera delle Ande. I fiumi più importanti scendono dal lato orientale delle montagne, attraversano il continente e si gettano a est nell'Oceano Atlantico. I principali sono il San Lorenzo e il Mississippi nell'America settentrionale, il Rio delle Amazzoni e il Paraná nell'America meridionale. Nell'America settentrionale si trova inoltre il più grande complesso lacustre del mondo, i Grandi Laghi. Il continente americano presenta climi molto diversi, molto freddi all'estremo nord e all'estremo sud, temperati e poi tropicali via via che si prosegue verso l'equatore. Variano di conseguenza anche gli ambienti naturali e le colture possibili. Intere regioni sono mantenute a foresta o a pascolo, altre sono dedicate alle colture intensive o alle grandi piantagioni.
La distribuzione della popolazione varia da un paese all'altro e molti stati hanno un tasso di urbanizzazione molto elevato. Le città più popolose sono Città del Messico, New York e San Paolo. A nord si estende lo scudo canadese, un vasto tavolato occupato da rilievi collinari spianati dall'erosione glaciale. A ovest e a est corrono due grandi catene montuose. A ovest, lungo la costa sull'Oceano Pacifico, la catena delle montagne rocciose raggiunge i 6.194 metri con il monte McKinley in Alaska. A est, la catena degli Appalachi corre parallela alla costa atlantica. Questi monti sono più antichi, quindi più bassi, delle montagne rocciose e in un solo punto raggiungono i 2.000 metri. Negli Stati Uniti, tra le montagne rocciose e la costa, vi sono altre catene montuose, inframmezzate da altopiani aridi e a volte desertici, solcati da profonde gole chiamate canyon. Man mano che si scende da nord verso sud, il clima passa da molto freddo a temperato. Si va dalla temperatura annua media di meno 11 gradi di Coppermine nel nord del Canada ai 24-25 gradi di Miami. Le regioni centrali hanno un clima continentale freddo. Negli aridi altopiani dell'Arizona e nelle pianure del Texas il clima è torrido. Le coste della California hanno un clima simile a quello mediterraneo. Il territorio dell'America meridionale appartiene all'emisfero australe ed è pari al 12% delle terre emerse. Continente bagnato a nord dal Mar Caraibico, ad est dall'Oceano Atlantico, ad ovest dall'Oceano Pacifico. Le coste settentrionali che si affacciano sul Mar Caraibico non hanno molte articolazioni, ma si aprono in grandi golfi. Quelle affacciate sull'Oceano Atlantico sono sabbiose con numerose paludi e lagune. Le coste del Pacifico sono alte e rocciose, mentre a sud sono incise da infinite frastagliature. Il continente sudamericano non ha grandi isole paragonabili a quelle dell'America del Nord. Nell'Oceano Atlantico ci sono Trinidad e Tobago, mentre nel Pacifico si trovano le Galapagos. Le isole della Terra del Fuoco costituiscono l'estrema propaggine meridionale del continente. La cordigliera delle Ande è un'ampia fascia montuosa costituita da una serie di catene che si succedono lungo tutta la costa del continente affacciata sul Pacifico. La loro origine è comune a quella delle catene costiere del Nord America. I versanti rivolti al mare sono ripidi e scoscesi, mentre quelli rivolti all'interno hanno forme dolci. Queste catene sono caratterizzate da vette molto alte che si ergono nella parte centrale della cordigliera. Buona parte delle catene montuose è costituita da vulcani attivi e anche i terremoti sono frequenti. Siccome la cordigliera delle Ande si sviluppa alle spalle della costa, i fiumi che sfociano nel Pacifico hanno un corso breve, mentre i fiumi che si dirigono all'Atlantico attraversano vasti territori, sicché sono molto lunghi e possiedono bacini molto estesi. Il più gran fiume è il Rio delle Amazzoni. I laghi del continente, non molto numerosi, appartengono a laghi costieri, laghi dell'altopiano e i laghi d'origine glaciale presenti nel sud del continente. A causa della sua considerevole estensione da sud a nord, nell'America meridionale si possono individuare numerose aree climatiche che vanno da quella equatoriale a quelle
seminivali e nivali. L'America meridionale è popolata da 337 milioni di abitanti e la distribuzione è molto irregolare. Le catene montuose lato piano sono quasi disabitati e così pure le ampie estensioni delle fasce costiere meridionali. Gli abitanti si sono addensati perciò lungo le coste settentrionali e la maggior parte di loro vive in città. Procediamo adesso con l'Africa. L'Africa, con una superficie di oltre 30 milioni di chilometri quadrati, è il terzo continente più vasto del mondo. È costituito per lo più da un'unica grande massa continentale circondata da poche isole e arcipelaghi ed è attraversata dall'equatore a circa metà della sua estensione nord-sud. L'unico collegamento terrestre con altri continenti è l'istmo di Suez a nord-est, che la unisce all'Asia. Per il resto è circondata dal mare, il mar Mediterraneo a nord, il mar Rosso e l'oceano Indiano a est e l'oceano Atlantico a ovest. Il territorio è formato prevalentemente da altipiani con un'altitudine media piuttosto elevata e le catene montuose sono rare. Ad est gli altopiani sono interrotti da una spaccatura della crosta terrestre, la Rift Valley, che è una zona con intensi fenomeni vulcanici e ad alto rischio sismico. In Africa scorrono alcuni dei fiumi più importanti del mondo, molti dei quali nascono nella regione equatoriale, dove le piogge sono abbondanti. Il Nilo nasce dal lago Vittoria e sfocia nel Mediterraneo con un ampio delta, dopo aver attraversato il deserto. Nel suo corso è composto da due rami, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, che si uniscono nel Khartoum. Il Congo è il secondo fiume al mondo per ampiezza del bacino. Le coste sono poco articolate, a parte la grande rientranza del Golfo di Guinea e la sporgenza della penisola Sommara. Nel Golfo di Guinea e nel canale di Mozambico la costa è bassa e paludosa e orlata da cordoni sabbiosi che rendono difficile l'approdo. I laghi sono di grandi dimensioni, dalla forma stretta e allungata piuttosto profondi. Sono il lago Manganica, Turkana e il lago Alberto. Non fa parte di questo sistema il lago Vittoria, che è poco profondo e dalla forma arrotondata. A sud del Sahara si estende il lago Chad, che si sta restringendo a causa dell'evaporazione. Nel territorio africano dominano gli altipiani, che arrivano a ridosso della costa e ne sono separati da una strettissima pianura. L'unico sistema montuoso di tipo alpino è la catena dell'Atlante, che si estende dal Marocco fino alla Tunisia. Nel Sahara, i massicci dell'Ogar e del Tibet, a occidente il gruppo vulcanico del Monte Camerun e all'estrema punta sudorientale i Monti dei Draghi. A sud dell'acroro etiopico, un vasto altopiano, si incontrano altre cime vulcaniche, il Kilimanjaro, il Kenya e il Ruwenzori. Le uniche zone a clima temperato sono la fascia costiera del Marocco, Algeria, Tunisia e la zona di Città del Capo. La vegetazione tipica è quella della macchia mediterranea, inoltre un terzo del continente è formato da regioni desertiche, caratterizzata dalla forte escursione termica.
Nell'Africa sahariana si estende il deserto del Sahara, il più vasto del mondo, mentre i deserti della Dankali e della Somalia si trovano nell'Africa orientale. La vegetazione diventa più fitta avvicinandosi all'equatore, dove il clima è caldo e le piogge sono abbondanti. L'Africa centrale è infatti il regno della fitta foresta pluviale. Adesso passiamo, andando in ordine, all'Antartide, quindi andiamo un po' più giù. L'Antartide è il continente più alto rispetto al livello del mare, così come il più secco, ventoso e freddo del mondo. Quasi tutta la massa continentale è ricoperta da un vasto strato di ghiaccio e sono pochissime le specie che possono chiamare casa questo continente. Non ci sono paesi in questo continente. Ci abitano per alcuni periodi dell'anno alcuni scienziati che rappresentano 18 paesi del mondo. E l'Antartide si differenzia dagli altri continenti per l'assenza di acqua liquida a scala continentale, per l'esteso deserto polare freddo e arido che determina l'instaurarsi di condizioni ambientali estreme, nonché per l'assenza quasi totale di vegetazione. È appunto un continente quasi interamente coperto da ghiaccio e neve, circondato dall'Oceano Antartico. Il territorio antartico è pari a circa il 9% delle terre emerse del nostro pianeta e il 98% della superficie dell'Antartide è ricoperto da una calotta di ghiaccio che racchiude quasi 7 decimi di tutta l'acqua dolce del nostro pianeta. Lo spessore medio della calotta polare artica, che nasconde un territorio costituito da montagne, vallate e pianure, è di circa 1990 metri. E in alcuni punti lo spessore del ghiaccio supera i 4000 metri e ciò fa sì che l'altezza media di questo continente sia di 2300 metri, tre volte più elevata di quella degli altri continenti. Il vero confine di questa regione è un limite oceanografico noto come convergenza antartica o fronte polare antartico. E la convergenza antartica è un'area di mare larga circa 40 km che circonda l'Antartide fra i 45 e i 60 gradi sud ed è percorsa da un'intensa corrente marina che ruota in senso orario. Le transizioni tra masse d'acqua distinte per differenze di temperature ed altre proprietà chimico-fisiche è sufficiente per creare una barriera fra l'Oceano Antartico e gli altri oceani. La presenza di questa corrente oceanica, originatasi circa 20 milioni di anni fa, ha impedito lo scambio di vita da un lato all'altro, isolando l'Antartide e rendendola un'area geografica unica per gli studi sull'evoluzione e l'adattamento degli organismi. Passiamo adesso all'Europa. L'etimologia del nome Europa non è certa. Secondo alcuni deriverebbe dalla parola semitica Ereb, ovvero occidente, con cui i Fenici avrebbero indicato tutti i paesi a ovest degli attuali Siria e Libano. Secondo altri, invece, l'origine sarebbe greca. L'Europa si trova nell'emisfero settentrionale o boreale della Terra, quindi a nord dell'equatore, nella fascia del clima temperato. Ci sono 48 paesi che compongono il continente europeo e la maggior parte dei geografi tende a includere parte della Russia a ovest dei Monti Urali, all'Europa. I confini orientali dell'Europa sono costituiti dalle catene montuose degli Urali del Caucaso e
e a sud è delimitata dal Mar Nero e dal Mar Mediterraneo, mentre a ovest dall'Oceano Atlantico e a nord dal Mar Glaciale Artico. Il suo territorio è quindi in gran parte delimitato da mari. La penisola scandinava infatti si allunga nel Mar di Norvegia e la penisola italiana, la penisola balcanica sono bagnate dal Mar Mediterraneo e la penisola iberica dall'Oceano Atlantico. Il territorio dell'Europa è molto vario, a sud si trovano zone prevalentemente montuose, con le principali catene che sono i Pirenei, le Alpi, i Monti Carpazi e i Balcani. Si trovano inoltre le Alpi Scandinave a nord e a est i Monti Urali che segnano il confine con l'Asia. Verso nord i rilievi si trasformano in colline e aumentano le zone pianeggianti. L'Europa è molto ricca di isole, penisole, golfi e stretti. E le maggiori isole europee sono Gran Bretagna, Irlanda e Islanda, Sicilia, Sardegna, Cipro, Corsica, Creta e gli arcipelaghi delle Svalbard e di Nuova Zelia. Ci sono inoltre quattro estese penisole, la penisola della Scandinavia Nord, e le penisole iberiche, italiane e balcanica nel Mediterraneo. La lunghezza delle coste europee è di 38.000 km dalla penisola di Kola, all'estremo nord del continente, fino alla penisola balcanica. Ai margini delle montagne prevalgono le coste rocciose frastagliate, in corrispondenza di bacini sedimentari o pianure si trovano coste basse e sabbiose. I fiumi più lunghi d'Europa sono il Volga, il Danubio, l'Ural e il Dnepr. Ci sono poi fiumi famosi come la Senna a Parigi e il Tamigi a Londra. Possiamo suddividere i fiumi in tre gruppi: i fiumi che sfociano nell'Atlantico e nel Mare del Nord, molto ricchi di acque e facilmente navigabili, i fiumi che sfociano che si gettano nel Mar Baltico e nel Mar Glaciale Artico, che sono ghiacciati per diversi mesi all'anno, infine i fiumi mediterranei che sono più poveri d'acqua e dal corso breve, quindi poco navigabili. L'Europa, inoltre, è il continente più ricco di laghi, ne ha circa 80.000. I distretti lacustri principali sono due, quello alpino, con il lago Maggiore, il lago di Garda, il lago di Costanza e il lago di Ginevra, quello baltico, con il lago di Ladoga, il lago di Onega e il lago di Banern. Il tasso di urbanizzazione in Europa supera il 70%, quindi oltre 70 europei su 100 vivono in città. E l'Europa ospita il maggior numero di centri abitati del pianeta, quindi può essere considerata il continente delle città per eccellenza. La distribuzione e la dimensione delle città europee è condizionata anche dalla storia dei singoli paesi, le nazioni che sono state unificate politicamente prima, come Regno Unito, Francia e Spagna, possiedono alcuni grandissimi centri urbani, Londra, Parigi e Madrid. I paesi la cui unificazione è avvenuta più tardi, come Germania e Italia, sono caratterizzati da una rete di diffusa di centri urbani medi piccoli, che nei secoli sono stati capitati regni di medie dimensioni. Le sole aree metropolitane che superano i 10 milioni di abitanti sono quelle di Mosca, Londra, Istanbul e Parigi. E nel continente europeo sono
Ci sono più di 60 lingue diverse. Procediamo adesso con l'ultimo dei nostri continenti, che è l'Oceania. L'Oceania è il continente più piccolo del mondo e comprende il continente australiano, Tasmania compresa, la Nuova Guinea, la Nuova Zelanda e un numero elevato di isole arcipelaghi minori. Situati nell'Oceano Pacifico e raggruppati in Melanesia, Micronesia e Polinesia. I principali aspetti sono rappresentati dall'insularità, tenendo comunque presente che l'86% della sua area emersa è costituita dall'Australia. Dai contrasti geologici e morfologici dei territori che la costituiscono. Dalle vaste e antiche superfici tabulari dell'Australia si passa alle aspre forme della Nuova Guinea e della Nuova Zelanda, alle strutture vulcaniche e agli atolli che formano numerose isole. Elemento determinante è la distribuzione delle terre emerse rispetto all'oceano, poiché i contrasti termici più forti si hanno nelle regioni dell'interno australiano a clima continentale, caratterizzato da forte escursione termica annua e scarse precipitazioni. Data la sua collocazione lungo la fascia equatoriale, vicino alle calde correnti marine e sotto l'influenza degli alisei, l'Oceania possiede un clima caldo-umido, con precipitazioni abbondanti e la foresta pluviale ricopre interamente il territorio. Fa eccezione l'interno arido appunto dell'Australia che presenta vasti deserti. Procedendo verso sud si incontrano zone con clima temperato umido e foreste di conifere. Le terre che compongono l'Oceania risalgono a ere geologiche differenti. Australia e Tasmania sono di origine molto remota, come dimostra la presenza di rilievi estesi ma di modesta altitudine. La più estesa catena montuosa australiana è la Grande Catena Divisoria, e le montagne più alte si trovano per Nuova Guinea con il Monte Wilhelm nelle Hawaii il vulcano Mauna Kea e nelle Alpi neozelandesi il Monte Cook, perché sono terre più giovani. La rete idrografica è scarsamente sviluppata e i fiumi più rilevanti scorrono solo in Australia con il Murray Darling, la Nuova Zelanda, nella Tasmania e nella Nuova Guinea. È salmastro, è il lago più importante e si trova nel basso piano a nord della Gran Baia australiana. La vegetazione dell'Oceania si caratterizza per uno spiccato endemismo favorito dall'isolamento oceanico. Sono presenti la foresta tropicale, le savane, zone steppiche, a cespugli. La fauna dell'Oceania è simile a quella presente in Australia, caratterizzata da molte specie di marsupiali, monotremi, uccelli primitivi e altro. L'Oceania ha una popolazione di circa 45 milioni di abitanti che sono in parte indigeni e in parte di origine europea o asiatica. La densità di popolazione è irregolarmente distribuita e in Australia, per esempio, ci sono vaste aree spopolate all'interno e grandi addensamenti lungo le coste. Le città più popolose dell'Oceania sono tutte in Australia e sono Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. E con questo abbiamo concluso la lezione. Spero sia stata interessante e rilassante.
Naturalmente c'è molto altro da dire. Lasciate nei commenti il paese o il continente di cui vi piacerebbe vedere un approfondimento. Io continuerò questa serie se vi piace e nel frattempo vi auguro una buona notte. Ciao ciao.